Porca troia! No, abbiamo appena trovato un bossolo. Vediamo se andrà con cannone. Siamo finalmente anche noi su Naviglia Milano. Dopo 3 anni di magnet fishing siamo venuti pure noi. Sì, siamo usciti dai nostri laghi, dalla terra dei laghi, siamo approdati qui, a Milano sui Navigli. Vediamo cosa troviamo, ragazzi, ci saranno un sacco di ritrovamenti, quindi andiamo. Primo lancio ai Navigli. Vai, 3, 2, 1. Io ho paura di quello che potremo sì, trovare. Sì, sì, no, dei ritrovamenti fuori di testa. Perché qua. Tra biciclette, monopattini elettrici. No, davvero. E criminalità. Sei pronto? Io sono pronto. È qua. Non pesa, eh. Non pesa, dici vuoto? Però... Cioè, tutto lo stupore... Vediamo. Tutte le aspettative? No, c'è qualcosa. C'è qualcosa. C'è già il primo lancio? Niente un pezzo di nulla metallo. Nulla di che. Secondo lancio. Vai. Su sfondo Milano mi sembra strano, eh? Mamma mia. Essendo abituati con laghi, nella natura, adesso siamo qua in mezzo alla metropoli. Vediamo cosa troviamo. Cioè, comunque qua un sacco di gente, alla sera escono... No, una zona... Siamo sulla telefoni Darsena. Telefoni rubati, chissà cosa ci no, può no, essere. No, zona frequentatissima, sicuramente le possibilità di trovare qualcosa sono altissime. Intanto, altro lancio, attenzione. Qualcosa. Oh, minchia. Un sacchetto mi sa. No. Sì. Un sacchetto con sassi, chiodi. Monete. Sono soldi quelli. Ah sì, un centesimo, cazzo. Questi sono soldi. Un centesimino. Via. Esca un po' te. No. Oddio. Mamma mia, che rischio. Lo trovavamo sopra. Appena in tempo. Ti immagini, lancia un po' te, prendevo la fotocamera del turista. Vabbè, ma mamma mia, ci fa la foto, rischiato. Mettiti in posa. Eh sì, vieni qua. Vai, primo lancio. Vado. Serio. Madonna. Il rischio c'è stato. Il rischio di tirargli il rischio in testa. C'è stato. Vai, vediamo adesso, tira su. Attenzione. C'è qualcosa. Come ogni lancio. Ogni lancio viene su qualcosa, pazzesco. Incredibile. Fai vedere. Cos'è, un tappo? Tappo. Dell'ananas. Tra l'altro scade nel 2025, quindi anche piuttosto recente. Un tappo e tappi chiodi, e chiodi. Tutto. Chiodi. Continuiamo. Altro lancio, stiamo attenti a traghetti, barche varie. Ripeta. Il magnete è ben legato? Il magnete c'è. Anche perché non abbiamo un secondo magnete. No, non l'abbiamo portato. No. E cogliamo l'occasione per ricordarvi che se volete acquistare magneti, Magnetar, codice sconto Richicello 10. Vediamo cosa troviamo. Anche perché abbiamo un bel nuovo magnete da far vedere. È vero. Quello nei prossimi video. Magari ci facciamo un video dedicato al, sì, diciamo, quel magnete edizione speciale che traina 1400 kg. Cioè, una roba mostruosa. C'è qualcosa? Attenzione. C'è qualcosa? Attenzione, nuovo lancio. Potrebbe esserci. C'è qualcosa? Oh. C'è qualcosa. Tolgo il fango, almeno viene già su pulito. Fai vedere. Cos'è che è? Oddio, una stupenda. Questa l'attacchiamo sul frigo. Questa va tenuta. Ma la copertina Milano. Bellissima. No, vabbè. Bellissima. Stupenda. Abbiamo tirato su con una calamita. Per chi ci chiede nei video, un magnete può tirare su un altro magnete? Assolutamente. Sì, ragazzi. Guardate. Ecco qua la dimostrazione. Proviamo a fare il bordo. Sì, ci hanno consigliato dei signori qua in zona, sono venuti a darci alcuni consigli di provare a passare lungo il bordo. Proviamo. E passa al bordo. Perché comunque la gente, appunto, come ci hanno detto, qua viene spesso a prendere il sole, magari cadono monete, orologi, occhiali, tutto. Qualsiasi aggeggio e accessorio di prima necessità. Vai, che magari è nelle tasche di tutti. Vai avanti, trascina. Vado ancora avanti, ma sai che io vedo qualcosa attaccato? Vedi già qualcosa? Porca troia! Cos'è? Una bombola. Che cos'è? Ragazzi, una bombola. Sì. È una bombola del gas. Del gas, dici? Secondo me sì. Ma pazzesco. Ragazzi, abbiamo appena trovato un bossolo di un calibro 9. Pare. Chissà, se ci hanno sparato. Cosa hanno fatto? Non lo so. Questa cosa qua è spaventosa, soprattutto data la criminalità di Milano, comunque. Mamma mia, ragazzi. Che reperto. Continuiamo. Possiamo pensare anche di cambiare sponda e cambiare un po' zona. Sì. Che qui abbiamo già fatto diversi lanci, magari possiamo spostarci o di là o vicino alla zona dei traghetti. Vai, proviamo a ritrascinare
seguendo questa sponda e vediamo cosa troviamo. Tra l'altro mi sto lavando. Vediamo. Sto facendo il bagno su questo lato. Cosa ci potrebbe essere? Ma sai che ti dico? Attenzione, sai qualcosa? Che ti dico? Vuoi provare a tirarlo su subito? Sai che ti dico? Cosa mi stai dicendo? Sai che ti dico che c'è qualcosa? Attenzione. Non so. Vai. Ma non vorrei. Attenzione. Hai strappato qualcosa? Sì, secondo me si era agganciato. Che cazzo è? Ma che cos'è? È un gancio. No, non lo sa nemmeno lui cos'è, un punto di domanda. Ma vaffanculo. E non lo so, prova. No, ma secondo me era agganciato qualcosa, ma si è lasciato andare. Però voglio provare lì. Perché lì ho sentito qualcosa. Lì ho proprio sentito che si è agganciato e poi l'abbiamo staccato. Magari è una bici, una macchina, chi lo sa, qua c'è la rampa per andare giù. Ti immagini? Hanno parcheggiato qua, perché cioè, a Milano c'è già il problema dei parcheggi. Il parcheggio selvaggio. Nel dubbio l'hanno messa qua. Vediamo. Ecco, qua lì. Sento. Infatti. Ma è un ramo. Ma c'è qualcosa. Oh, accendini. C'è qualcosa di rosa. Era un ramo comunque quello di prima, ma qua c'è altro, eh. Sì, sì. Abbiamo bulloni enormi. Abbiamo accendini della Bic, bulloni, tappi. Continuiamo. Lo sponsor di oggi è Prozis. Sul loro sito troverete i prodotti per l'alimentazione sportiva, come proteine e barrette proteiche da mangiare durante i vostri allenamenti. Noi li utilizziamo durante tutti i nostri video e mi raccomando, se volete anche voi acquistare prodotti di Prozis, codice sconto Richicello 10. Prima di cambiare posizione facciamo dei lanci invertiti, tocca a lui, vediamo se trova qualcosa. Vieni a vedere, vediamo. Io sento che si attacca qualcosa, cazzo, ma... Ma sai cosa? È anche il fondale che andando sotto al fan... C'è qualcosa? Sì, sì. Ma si è proprio attaccato. Vai. Oh, è duro, eh. Tira. È duro. Piano, non tirare troppo. Non tirare troppo. È duro, ragazzi. Non tirare troppo. Qualcosa. Non tirare troppo. Abbiamo agganciato qualcosa di enorme. No. Non riesco a tirar su. Non avete idea, ragazzi. Non avete la minima idea. Siamo tiriamolo qua in darsena. Tiriamolo fuori e facciamolo arrivare là. Vai, portalo lì. Trascinalo piano. Sì, no, ma non si stacca. Ma cosa pensi? Cosa può essere? Non lo so, guarda. E non si vede. No, questa è una sorpresa. Non si vede. No, pesa minimo 30-40 kg. Certo. Ma vai più là. È un paletto. Minchia, mi sembrava un cannone, mi sembrava qualcosa. Questo oggetto che pesa, figa, è tutto metallo. È un palo. Dimmi che non sembra un cannone. Cioè, dimmi che non sembra un cannone. Devo dire che come ritrovamento tanta bello roba. Bello, ma chissà dove cazzo era questo. Non lo so. Era qua, sarà stato qua attaccato a qualche parte. E questo come lo portiamo via? Lo portiamo in metro questo qua. Sì. Sì, ma mo come lo stacco? Direi che come ritrovamento tanta roba, Va che qua è duro, cioè, il video di YouTube potrebbe già anche concludersi con questo ritrovamento. Qua non riesco a staccare il magnete, però. Dai, tira. Adesso te finisci, no. Adesso mi viene un'ernia, cazzo. Dai, ci sei. Ma no, calci. Guarda, fermo. Ma che calci? Ma ti spacchi? Ma no, così. No, così. Oh. Boom, via, tolto. Ragazzi, ci siamo spostati un po' più in là, quindi adesso nuovi ritrovamenti perché è la zona completamente nuova. Sì. E vediamo cosa ci viene fuori. Vai, proprio via. Così, diretto. Hai fatto scappare tutti i pesci. Sì, mi sono bagnato tutto. Hai fatto del terrorismo. Vai. Su dei pesci. Come se fosse il cagnolino, guarda che bello. Vai. Andiamo piano. Tra l'altro possiamo legarlo direttamente lì a questi pali, la corda. Sì. Qualcosa si aggancia. Dici? Qualcosa sto sentendo. Ma io mi fido. Si è agganciato bene. E tiralo fuori. Si è agganciato bene. Ma non è che c'è sotto una piattaforma di metallo o qualcosa di questo tipo? Sperando di no. Mamma Sennò mia. Che cazzo facciamo? No, pesa. No, pesa? Porca troia, se pesa. È un'altro cosa. No, è un'altra cosa. Ma non è vero. È certo. Stiamo tirando fuori tutti. È un'altra cosa. Ma quanti ne abbiamo già trovati? È il secondo. Andiamo avanti. Continuiamo la nostra camminata trascinando il magnete. Tappi. A raccogliere tappi. Comunque stiamo facendo un bel servizio per il comune di Milano, eh.
Cazzo, tra cioè... i pali che abbiamo... No, si è attaccato. Si è attaccato. Si è attaccato. Dici? Ancora. Vai. Vuoi vedere? Tira fuori. Vuoi vedere un altro palo? Dici? No, si è staccato, però è un altro palo. Davvero? Non so se sdirarlo su, eh. Vabbè, ma tiriamoglielo fuori, scusami un attimo. Gli tiriamo fuori. Ma cazzo, gli... ma scusami, ma perché sono dentro sti pali? È perché li hanno buttati dentro. Ma è normale? No che non è normale. Siamo? All'imbarco dei battelli. Magari qua cadono telefoni, chi lo sa? Telefoni, portafogli... Vediamo. Oro, a parte che non viene su l'oro. Non si attacca. Cosa c'è? C'è qualcosa di brillante. Una chiave. Adesso smontiamo qualcosa. È un tagliaunghie. Un tagliaunghie e una chiave. Beh, qua la chiave magari per le manutenzioni. Sì, questa lasciamogliela lì che gli torna utile. Questa gli torna utile. Ragazzi, abbiamo cambiato sponda. Eravamo di là prima. Adesso siamo venuti da questa parte. Vediamo se troviamo qualcosa. Ovviamente i grandi ritrovamenti sono già stati fatti. Però possiamo trovare altro. L'ultimo lancio. Vai. Gli ultimi lanci magari danno sempre soddisfazioni. Fai un bel lancio. Sento te che... Sì, no, mi sono agganciato poi. Finisci dentro insieme al magnete e lì poi ti tiro su. Va bene. Primo lancio nell'altra sponda. Anche vai. Perché qui, forse, non lo so, cioè c'erano due possibilità, o questa zona qui, o andare zona di quel baretto che c'è lì. Sì, sì. Magari sì. Lì è più trafficata, ecco. Poi ci spostiamo magari lì per l'ultimo lancio. Se vai. Non troviamo niente qua. Prova a vedere, tiriamo su. Qua poi è più profonda l'acqua. Qui è molto più profonda, vedi proprio la corda che va giù di più. Non so, sarà... Non lo so quanti metri. 3-4 metri magari, vai. Tira fuori, vediamo. Qualcosa c'è? Qualcosa c'è, però ci sono sempre... Sotto cosa c'è? Cos'è ragazzi? Un telefono? No, una scatoletta di cicche. Sembrava veramente tipo gli M3. Oh! Una catenina. Di bronzo? No, il bronzo... No, è finito. C'è qualcosa però in questa sponda. Sì. C'è monete. Qualcosa. E monete. Proviamo continuiamo, a tirare, dai. Continuiamo. Niente ragazzi, pesca finita, si è attaccata al molo. Emo, come fai a toglierlo? Devi entrare in acqua. Va. Che sta facendo un rimbombo. Sembra uno sparo. Ragazzi, a furia di dargli calci è andato giù. Devo dire che la cosa del magnete più faticosa è quando si aggancia così. Cioè, sono sudato fradicio. Sì, no, poi... Ci ho fatto una fatica, ragazzi, per staccarlo e fa paura. Poi comunque il magnete è bello potente, 1100 kg di traino. Cos'hai preso? Tappi? Tappi. Bei tappini, un sacco cazzo. Di tappi. Ragazzi, ultimo lancio, poi la giornata di oggi si può concludere. Magari continuiamo qualche altro lancio, ma sugli altri social, per gli altri social network. Qui, ragazzi... Chiudiamo il video, innanzitutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e vediamo cosa troviamo con l'ultimo lancio. Vai, un bel lancio, via. Cazzo, mi tiri dentro anche a me. È bello, sarebbe interessante, è un bel video. Dai, come all'epoca quando eri entrato dentro nel lago per staccare. Mamma mia. Lì avevi fatto il bagno, Ragazzi, andatevi a recuperare tutti i video vecchi. Tra l'altro abbiamo ancora una questione in sospeso perché abbiamo un magnete che è rimasto bloccato nel molo ad Angera. Quindi non vogliamo dare troppi spoiler, ma nei prossimi video proveremo ad andarlo a recuperare. E cosa vuol dire? Che lui si immergerà. Sì, perfetto. Dai, prova a recuperare. Vai. Vediamo. Tira su. Vediamo, mi sa che è leggero, lo sento troppo leggero. Arriviamo qua fino alla fine. Tanto c'è il pescatore. Siamo in due a pescare, c'è chi pesca pesci. Gli prendiamo le esche. Vai. Noi gli facciamo scappare i pesci. Ci siamo qua noi. Prova. Vado? Vai. Qua magari nell'angolo. Tira su. No. L'ultimo lancio. C'è qualcosa. Attenzione. C'è qualcosa. L'ultimo lancio. Guarda che bella. Un'altra chiave. Beh, nuova. Un'altra chiave, ragazzi. Nuova. Sì, è grossa poi. Questa la portiamo a casa. Poi mollette da donna. E tappi. Quindi ragazzi, il video di oggi si può concludere qua. Vi ricordo di vedere tutti gli altri ritrovamenti su tutti gli altri nostri social. Riccardo Donzelli e Cellino. E al prossimo video.